Buongiorno e buona domenica a tutti voi che siete in ascolto per la sesta volta di Parliamo di Musica per il canale C'è Splendore del Teatro Fraschini. Oggi è una domenica un po' speciale, non sappiamo bene cosa ci aspetterà da domani, ma ci sarà sicuramente un cambiamento. E per questa occasione ho pensato di proporvi per l'ascolto di oggi qualcosa di molto festivo. E io non riesco a non pensare a Handel quando penso alla musica festiva, perché Handel, che è stato un grande mago del teatro, era capace di scrivere le cose più commoventi così come le cose più splendidamente festose. E di tante cose molto festose che ha scritto Handel, una proprio per destinazione, per la ragione per cui è stata scritta, è la più festosa di tutte. E questa è la raccolta dei quattro Coronation Anthems, cioè dei quattro inni anglicani per l'incoronazione del re d'Inghilterra. I quattro Coronation Anthem hanno una vicenda tutto sommato curiosa da tanti punti di vista, sia per le vicende di allora che poi per quello che sono diventati oggi. Chi segue la musica un po' già sa dove sto per andare a parare. Nel 1727 Giorgio I muore e diventa suo erede il figlio, Giorgio II. Naturalmente per queste cose si mette in moto un cerimoniale molto complicato e quindi la bellissima edizione di riferimento per un writer che riporta l'autografo di Handel sulla sua copertina, ci riferisce che era stato costituito un committee to consider of the preparations necessary to be made for the coronation of their majesties, cioè un comitato che era in carica di fare tutti i preparativi per l'incoronazione delle loro maestà, perché naturalmente si parla dell'incoronazione del re ma anche della sua consorte, della regina. Bene, questo comitato si riunisce, pare, l'11 e il 12 agosto e stabilisce per il 4 ottobre la data dell'incoronazione e contestualmente, come tutti si aspettavano, l'incarico probabilmente della composizione di questi dei brani per questa importantissima occasione viene assegnato a William Croft. William Croft era stato a sua volta piccolo cantore quando era bambino della Cappella Reale e poi ricopriva in quel momento il ruolo più importante, cioè quello di organista, di maestro del coro presso la Cappella Reale, dunque era il candidato a scrivere questi Coronation Anthem. Peraltro l'aveva già fatto, perché uno dei suoi anthem era stato eseguito all'incoronazione di Giorgio I, quindi era l'uomo giusto al posto giusto, se non che due giorni dopo, il 14 agosto, inaspettatamente William Croft muore. A questo punto, come sempre succede in questi casi, ci sono varie vicende, vengono considerati altri musicisti, ma alla fine l'incarico viene dato al maestro dell'opera italiana, come viene riportato nei documenti dell'epoca, cioè a Handel. Handel, naturalmente anche lui aveva dato varie prove delle sue capacità a questo punto, e si mette all'opera su dei testi, come sempre, direttamente tratti dalla Bibbia di Re Giacomo. Cioè il testo di questi quattro inni, di questi quattro anthem, viene direttamente dalla Bibbia di Re Giacomo. E cosa sono questi quattro anthem? Sono per quattro momenti fondamentali della celebrazione, ovvero tre dedicati al re: recognition, anointing e crowning, cioè il re viene riconosciuto, viene unto, nel senso che viene eseguita la cerimonia dell'unzione, e poi viene incoronato. E poi ce n'era uno dedicato anche alla consorte del re, quello appunto per l'incoronazione della regina. I testi, come sempre, sono straordinari. Chi conosce, per esempio, il Messia, anche solo il Messia, insomma, conosce la splendida traduzione inglese di Re Giacomo della Bibbia, che è davvero evocativa e molto forte. E questi pezzi sono ovviamente dal carattere estremamente festivo, ripeto, per destinazione, perché dovendo incoronare un re non potevano che essere un tripudio. Era un tripudio anche per come era concepita l'esecuzione. Anche qui abbiamo informazioni abbastanza precise e la situazione era assolutamente straordinaria. Noi siamo abituati, per ragioni prevalentemente di mercato, se vogliamo, a vedere la musica del Settecento eseguita da piccoli ensemble. Bene, in tanti casi è soltanto perché non abbiamo idea di come venisse fatta veramente. Pensiamo per esempio alla Follia di Corelli, o a tutti i concerti grossi, no? Pochi strumenti solistici a cui risponde un'orchestra, spesso l'orchestra è formata da 15-16 musicisti.
Se cercate su YouTube c'è un video della follia fatto dall'orchestra barocca dell'Unione Europea che per un'occasione di un anniversario, mi sembra il 25esimo, riunisce tutti i suoi ex membri ed esegue la follia di Corelli con 50 musicisti. Ecco, i contrasti dinamici sono veramente molto forti, provate a cercare quel video e ci rendiamo conto che forse noi siamo abituati a sentire questa musica per piccoli ensemble. Beh, perché tutto sommato nessuno l'ha mai sentita fatta davvero con ensemble molto grandi e di conseguenza anche ragioni di mercato impongono queste dimensioni. Sentite un po' Handel. Handel si ritrova a Westminster. Chi conosce Londra sa che Westminster non è enorme, è una chiesa di dimensioni tutto sommato ragionevoli. Parliamo di 47 cantanti, 12 soprani che erano bambini, 14 contralti, 7 primi e 7 secondi, 7 tenori, non so, forse per precauzione, ne hanno messo meno tenori, forse ne avevano meno, ma anche perché i tenori non credo si dividano, e 14 bassi, quindi 7 per i bassi primi e 7 per i bassi secondi. Naturalmente la Cappella Reale non bastava per assemblare tutta questa gente e quindi sono stati cooptati per l'occasione cantori di Westminster Abbey, della Cattedrale di San Paolo, eccetera, eccetera, e probabilmente anche alcuni della compagnia d'opera di Handel, quindi cantanti italiani. Questo tra l'altro aneddoticamente servì di giustificazione, diciamo, quando con Ghislieri, col mio gruppo, eseguiamo il Messia o anche questi Corone Schulante, si trova su France Télévision una nostra esecuzione, purtroppo parziale per questione di diritti, ma una nostra esecuzione anche col Ghislieri di questi Corone Schulante. Cantanti italiani, insomma, parteciparono già a questa prima esecuzione. E poi le dimensioni, diciamo, tragiche, se vogliamo, dell'orchestra, perché si parla addirittura di circa 90 strumentisti. Quindi voi immaginatevi queste 140 persone a Westminster, quindi una chiesa relativamente piccola, che suonano questa musica con tre trombe, timpani, due oboi, violini, cori. Però se ci pensate, oggi, in tanti concerti di tutt'altro genere, di musica pop o rock, negli stadi a cosa si punta? Si punta ad un grandissimo impatto del fronte sonoro e ad una grande presenza degli acuti e dei bassi. E allo stesso modo si parla di 12 violoncelli per i bassi e si parla di, mi sembra, 47 violini. È esattamente lo stesso procedimento, tantissimi acuti, tantissimi bassi e un fronte sonoro che investe gli astanti con la sua maestà. E se pensate, appunto, non è qualcosa di molto diverso da quello che succede ad un concerto rock in uno stadio. E adesso siamo meno abituati a questo impatto sonoro in questa musica, ma era ovviamente una parte della sua caratteristica. Io vi consiglio una bellissima esecuzione, a mio parere, di un gruppo che si chiama The Sixteen, diretto da Harry Christophers. I Sixteen hanno una caratteristica particolare, non sono quasi mai 16. Perché sono nati appunto come gruppo vocale che in 16 eseguiva polifonia, poi sono diventati un gruppo corale orchestrale che fa di tutto e hanno mantenuto il nome, quindi c'è questo aspetto abbastanza divertente per cui sono 16 ma non lo sono mai. Ma è un gruppo di qualità assolutamente straordinaria. Se vogliamo parlare di ascolti, beh, i momenti sono tanti, ma ci sono alcune cose interessanti. Prendiamo per esempio quello per l'incoronazione della regina. Bene, l'anthem per l'incoronazione della regina è di una dolcezza straordinaria, perché nel secondo tempo, per esempio, dice che le principesse, le figlie del re, sono tra le più dolci creature tra le donne, e la cosa è resa con un canto di una dolcezza davvero infinita, e in effetti pare che ci fosse un rapporto familiare di Handel con le piccole principesse, e questo insomma si sente nell'affetto della musica. Il movimento successivo, alla sua destra, alla destra del re, siede la regina vestita d'oro, e li sentirete anche qui questa rarefazione, questa dolcezza che evoca questa bellezza femminile. Sentirete anche che sulla parola investor of gold, sulla parola gold, la polifonia del coro si chiude su una nota sola, molto lunga e molto pura, perché puro è l'oro. E poi dice e il re avrà piacere per la sua bellezza. Bene, questo è un classico esempio di testo biblico, e quindi che oggi potremmo anche vedere con una connotazione, non dico negativa, ma insomma
come se la regina fosse lì solo perché il re dovesse avere piacere della sua bellezza, ma se ascoltiamo la musica di Handel come veste questo passaggio, sentiamo veramente un umanissimo e profondamente autentico affetto che in fondo ciascuno di noi ha provato trovandosi davanti la persona che ama vestita di vesti stupende, che si scioglie nel vederla. E poi l'ultimo coro che dice che i re saranno dei padri amorevoli e le madri saranno delle madri affettuose e le regine saranno delle madri affettuose, che invece è un tripudio di festa. C'è naturalmente molto molto bello l'anthem per l'incoronazione, che è concluso tra l'altro con un pezzo molto molto severo, fugato, molto bello, e poi ovviamente da un amen di quelli a cui ci ha abituato Handel. Ma poi c'è in particolare il pezzo per l'unzione. Il pezzo per unzione è Zadok the Priest. Questo è un pezzo assolutamente famosissimo, che tutti conoscono, e che in realtà è un esempio classico di come il contesto sia necessario per capire questa musica. Zadok the Priest comincia con quasi 2 minuti di introduzione strumentale, che sono arpeggi statici con note di battute, con armonie che si spostano su gradi che sono talora solenni, talora un pochettino più patetici, un pochettino più pieni di nuance, e poi c'è questa esplosione fortissima del coro e delle trombe che dice il sacerdote Zadok e il profeta Nathan the Prophet hanno unto il re Salomone, e in questo modo si correla in modo chiaro l'unzione di re Salomone col diritto divino dell'unzione di Giorgio II, naturalmente, e possiamo pensare a questa strana e lunga introduzione soltanto come correlata al momento. C'è una lunga introduzione durante la quale viene svolta l'unzione, in un certo senso tutti trattengono il fiato in un momento così, così importante, e anche quando si sposta l'armonia verso nuance diverse, è come se magari ci si chiedesse cosa succederà, sarà un buon re, non sarà un buon re, siamo davanti ad una svolta nella storia. Poi il vescovo stacca le mani dalla fronte e allora è fatta, e esplode la gioia. Seconda sezione, e tutta la gente rejoice, si rallegra, e questa è una danza, perché cosa fa la corte quando è contenta? Danza. E poi la terza sezione, dice, la gente si rallegra e dice: God save the queen, the king, adesso the queen, allora the king, long live the king, God save the king. Ecco, se sentite come è enunciato, all'unisono, forte, tutti, quello è come se il re si presentasse alla folla e la folla lo acclamasse, a una sola voce, may the king live forever, possa il re vivere per sempre, è intonato come se fosse davvero un urlo che viene dalla folla. Provate a fare caso a questa cosa, è davvero molto molto chiaro per me. Naturalmente poi questi pezzi hanno avuto una storia, perché prima ho avuto un lapsus, ho detto God save the Queen. Beh, certo, perché noi adesso abbiamo una regina che è stata incoronata con questi coronation anthems, perché da allora gli anthem di Handel hanno posto fine alla tradizione, se non sbaglio, insomma, hanno posto fine alla tradizione della scrittura di nuovi anthem per ogni incoronazione. Naturalmente non conosco tutti i riti delle incoronazioni, ma quella che c'è stata, l'ultima che c'è stata, quella della regina Elisabetta, ha avuto questi coronation anthem come musica che ha accompagnato la cerimonia. Pezzi che sono sopravvissuti fino ad oggi, quindi nel loro uso originale, nel loro luogo originale, cioè l'abbazia di Westminster, e poi anche parafrasati, perché ovviamente Zadok the Priest è conosciuto anche a chi non conosce la musica classica, perché è stato poi anche parafrasato come inno della Champions League. È interessante pensare che in realtà talvolta abbiamo diffidenza ad accostarci ad autori come Handel, ma in realtà tutti conosciamo almeno qualche pezzo di Handel, alleluia, ma anche questo inno, perché è stato parafrasato. È stato parafrasato, che cosa sacrilega? Ma in realtà no, la parafrasi era una procedura a cui gli stessi compositori attingevano, quindi in un certo senso chi ha deciso di farlo
per celebrare una grande manifestazione sportiva, beh, ha scelto un gran bel pezzo di musica, da forse un pochettino dissacrato, perché non è una cerimonia religiosa, ma una cerimonia, diciamo, sociale, ma altrettanto la musica sacra diventava profana e viceversa all'epoca, ma sicuramente azzeccato il tono del discorso, cioè un tono del discorso delle più grandi occasioni. Bene, io vi lascio a Harry Christophers e ai suoi meravigliosi 16 per questi Coronation Anthem. Nel disco allegato trovate anche interpolati dei concerti per organo e delle ouverture, e poi in chiusura il finale del Messia per completare, diciamo, questo tripudio domenicale di musica festiva di Handel. Io vi do appuntamento la settimana prossima e vi auguro una buona domenica. A presto!